Bentornati alla nostra nuova edizione. Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Schio, spaccio sulla ferrovia, Vicenza Schio, Orsi e Michelusi ottengono videosorveglianza e controlli. Questa mattina i sindaci di Schio e Thiene hanno incontrato Eugenio Vomiero, dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Verona, che ha competenza anche per il Vicentino. Erano presenti anche il comandante dei carabinieri e polizia locale. Tiene domani l'addio a Giacomo Serraiotto, morto per un malore sulla pista da sci. A distanza di 4 giorni dalla morte sulla pista da fondo del Golf Club di Asiago, venerdì mattina nel Duomo di Tiene si terranno i funerali. Noto fiscalista, Serraiotto era stato colpito da un arresto cardiaco. Bassano, chiusi 2 centri massaggi orientali, accertamenti in corso su 3 stranieri. Doppia chiusura imposta dal questore di Vicenza al centro Twina di Rosà e al Farfalla di Bassano, entrambi gestiti da stranieri. Diverse le irregolarità emerse in seguito ai controlli di polizia che hanno portato anche a sanzioni per 16.000 euro. Veneto, superstrada pedemontana. Per il governo le penali a SIS per i ritardi ci saranno solo a fine lavori. Il sottosegretario Ferrante ha risposto così ad un'interrogazione dei 5 Stelle alla Camera dei Deputati e spiega: l'ammontare va definito a conclusione dei cantieri. Veneto, sanità ha designato Anicchiarico per il dopo Flor alla direzione generale. Il nuovo capo della sanità veneta, pugliese di origine, proviene da incarichi analoghi in Lazio e prenderà residenza in uffici a Mestre. È stato designato da Zaia e dalla Giunta come successore di Luciano Fiori in pensione a fine 2022. A prendere il posto il 64enne scelto tra 27 candidati. Piovene Rocchette, padre Carlassarre incontra il Papa con 50 giovani dopo 400 chilometri di pellegrinaggio in Africa. Oltre 2 settimane di cammino stanno portando la comitiva Walk for Peace, partita dalla capitale del Sud Sudan, dove il Papa Francesco celebrerà la messa di fronte a decine di migliaia di fedeli. Pagina dell'Eco Nazionale, Cospito, ancora minacce dagli anarchici. Martedì mattina la portineria della sede dell'arresto del Carlino ha ricevuto una telefonata anonima. Per i fatti relativi a Cospito a Bologna ci sarà un grave attentato. Era una voce maschile, probabilmente di giovane età, senza accenti particolari se non una lieve cadenza bolognese. Economia, ITA, Lufthansa, via libera dall'UE, il gruppo tedesco spenderà 300 milioni. L'operazione ITA-Lufthansa quindi si farà, la conferma arriva da fonti vicine all'Unione Europea, secondo le quali la Commissione avrebbe dato l'ok alla vendita. Sport, Coppa Italia con sorpresa, la Cremonese elimina la Roma, in semifinale anche la Fiorentina. Clamoroso all'Olimpico, la sorprendente Cremonese, fanalino di coda della Serie A, dopo aver eliminato il Super Napoli capolista, manda a casa anche la Roma. Come al Maradona, un altro successo in trasferta per i grigiorossi rigenerati dalla cura Ballardini. E ancora sul caso Cospito, non è una sfida al governo ma allo Stato. Queste sono state le parole del Premier Meloni, intervenuta sul caso dopo il silenzio delle scorse ore. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci a domani.